Buonasera a tutti, bentrovati a questa nuova puntata del format di Rete Sole l'Agenda della Salute, format dedicato alla sanità che viene onda ogni settimana ed ogni settimana attraverso dei collegamenti che vengono effettuati con medici e specialisti in servizio nei principali ospedali di Roma cerchiamo di conoscere più nel dettaglio alcune delle patologie più frequenti. Vi ricordiamo che l'Agenda della Salute va in onda in contemporanea in Umbria sul canale 11 del Digitale Terrestre ed anche nella provincia di Roma sul canale 110. Si può vedere l'Agenda della Salute così come tutto il resto della programmazione di Rete Sole anche in streaming. Per vederci in streaming basta collegarsi al sito ufficiale della nostra emittente che è www.retesole.com. It. La puntata odierna è dedicata all'ipospadia, eh, una problematica che riguarda l'apparato riproduttivo maschile di cui parleremo eh, più nel dettaglio con il professor Marco eh, Castagnetti che è il responsabile dell'unità operativa complessa di urologia pediatrica presso il Bambino Gesù di Roma ed anche professore associato sempre di urologia presso l'Università degli Studi di Padova. Il professor Castagnetti è collegato, quindi a questo punto vado a salutarlo e a dargli il benvenuto. Buonasera professore. Buonasera a voi è un piacere essere qui con voi e un applauso, un applauso per questa iniziativa per diffondere la conoscenza su delle patologie che non sono molto note. Grazie, ovviamente il piacere è tutto nostro. Allora, professore, l'ipospadia è sostanzialmente un'anomalia congenita eh, del pene, si verifica in seguito ad un mancato sviluppo eh, dell'uretra, eh, il che vuol dire che il suo sbocco, noto anche come meato, eh, non si trova all'apice del glande, bensì sulla faccia ventrale eh, del pene stesso, solitamente eh, nella parte inferiore. Un fenomeno di questo tipo va a creare eh, un ostacolo alla fuoriuscita dell'urina, dunque è necessario agire. In tempi rapidi, dopo la nascita del bambino. Le chiedo eh, subito dove risiede in merito all'ipospadia l'importanza di una diagnosi precoce. Allora, purtroppo nell'ipospadia una diagnosi prenatale è eccezionale, e questo perché, nonostante i sistemi diagnostici stiano evolvendo, riuscire a visualizzare in epoca prenatale la posizione del meato uretrale è ancora una cosa difficile da realizzare. Quindi solitamente purtroppo l'ipospadia è un, un quadro che viene diagnosticato alla nascita e ehm, è fonte per questo di estrema preoccupazione per i genitori, eh, nel senso che appunto tutto quello che riguarda i genitali comunque eh, è fonte di grande preoccupazione. Fortunatamente in verità le conseguenze funzionali in termini di difficoltà a urinare sono estremamente rare. Eh, per cui alla nascita, e questo è un messaggio importante, non è necessario fare nulla di estremamente urgente. Non solo, eh, ma l'età consigliata per il trattamento normalmente si aggira intorno ai 12 mesi. Quindi, in verità, non è necessario fare nulla nei primi mesi di vita. Eh, anche se bisogna sottolineare che ci sono quadri estremamente variabili, l'80% delle pospadie sono lievi, quindi il eh, meato uretrale non è, è sull'apice del pene, ma un po' più in basso, ma non ha alcuna conseguenza funzionale, ci sono dei quadri molto severi in cui i genitali sono ambigui, cioè è difficile anche l'assegnazione del, del sesso tra maschio e femmina. E in questi invece un inquadramento alla nascita è fondamentale per decidere appunto a quale genere assegnare il sesso del, del paziente. Chiarissimo, allora professore ci corregga ovviamente eh, in caso di informazioni errate. Eh, a proposito dell'ipospadia eh, si conoscono tre tipologie, se ne conoscono tre tipologie, ovvero eh, quella distale, quella media e quella prossimale. A livello di percentuali dovremmo essere rispettivamente intorno al 70, al 10 e al 20%. In quella distale sostanzialmente il miato si trova all'altezza della punta del pene ma sotto, in quella media è praticamente nella parte centrale, infine in quella prossimale il miato può trovarsi addirittura alla base del pene oppure nello scroto. Dando per scontato, come abbiamo già compreso, che la chirurgia sia il metodo più utilizzato per risolvere il problema, le chiedo comunque di presentarci in maniera sommaria le, quelle che sono le cure principali adottate in questi casi dalla medicina. Quindi le chiedo anche se ci sono delle alternative alla chirurgia stessa. Allora, l'ipospadia in generale è un difetto di androgenizzazione dei genitali, vuol dire che lo sviluppo dei genitali che inizialmente è indifferenziato va verso eh, il fenotipo maschile perché viene stimolato da degli ormoni maschili. E questo difetto di androgenizzazione, per cui appunto i genitali restano meno virilizzati, se non addirittura ambigui nei casi più gravi, eh, non è eh, chiaro perché avvenga. Ci sono varie ipotesi. Eh, quella è sicuramente non tutte avvengono nello stesso paziente, cioè nel senso che ci possono essere più motivazioni per cui questo può avvenire e possono essere motivazioni diverse da paziente a paziente. però uno dei fattori più accreditati è la presenza nell'ambiente di cosiddetti disruptors, che sarebbero sostanze che agiscono come antiandrogeni, cioè contrasterebbero lo sviluppo dei, dei genitali in senso maschile. E queste sostanze sono ubiquitarie, cioè si trovano dappertutto. Per fare dare un'idea di che cosa si tratti, i cosiddetti eh, diserbanti o pesticidi utilizzati in agricoltura, piuttosto che alcuni inquinanti prodotti all'industria, possono avere questo genere di effetto. Quindi, questo è il motivo per cui spesso nella stessa area c'è una certa prevalenza della patologia, perché nell'ambiente sono presenti queste sostanze. Potrebbe sembrare logico quindi che dare delle sostanze, eh, diciamo, androgeni, andro, degli androgeni, degli ormoni maschili, potrebbe eh, contrastare, diciamo, questo problema eh, o comunque migliorarlo in epoca postnatale. Allora, epoca, sul trattamento prenatale ovviamente è impossibile perché non essendoci la possibilità di una diagnosi prenatale non si può fare trattamento. Gli androgeni in epoca postnatale sono stati utilizzati e vengono ancora utilizzati soprattutto quando il pene è di dimensioni particolarmente piccole, eh, però il loro effetto non sembra poi cambiare il risultato. Quindi effettivamente diciamo, il ruolo della terapia medica è molto, molto marginale, il trattamento è fondamentalmente chirurgico. Quelle proporzioni che lei ha riportato tra le forme più lievi e quelle prossimali è assolutamente corretto, eh, però quello che vorrei sottolineare è che la posizione del meato è chiaramente la cosa più evidente della malformazione, cioè uno si impressiona perché vede il, il meato che non è al posto giusto ma più in basso di dove dovrebbe essere. Ma in verità ci sono altre due caratteristiche che sono importanti e spesso condizionano maggiormente il tipo di trattamento chirurgico che bisogna fare: sono uno la presenza di un'incurvatura che è presente in circa l'80% delle forme severe. Quindi più è grave la forma di pospadia, maggiore è la probabilità che ci sia anche un incurvamento associato del pene. Ed è in verità il raddrizzamento del pene quello che impegna di più dal punto di vista chirurgico. E l'altra cosa importante è la dimensione del pene, perché se il pene è molto piccolino, bisogna utilizzare delle tecniche che cerchino di allungarlo al massimo, perché questo sarà poi importante per il resto della vita. Anche se, proprio perché l'ipospadia è un difetto di androgenizzazione, nelle forme gravi, che sono quelle prossimali associate a incurvamento, il pene spesso rimane di dimensioni più piccole rispetto alla media della popolazione anche nell'età adulta. Perfetto, molto, molto chiaro. Allora, ehm, non abbiamo detto finora che, almeno in Italia, l'ipospadia eh, interesserebbe in media un bambino su eh, 300, dunque. Non si può effettivamente parlare di un fenomeno troppo raro. Um, per quanto il problema si possa risolvere soltanto dopo il parto, quindi dopo la nascita del bambino, le chiedo professore se è comunque possibile parlare di prevenzione proprio a proposito dell'ipospadia. Dell eh, le chiedo anche se c'è ad esempio durante la gravidanza della madre la possibilità di notare subito eh, l'anomalia per poi magari programmare un intervento. In attesa della, della nascita. Sì. Eh, allora sì, la prevalenza effettivamente è di 1 ogni 200, ogni 300 nati vivi maschi, vuol dire che sono quelli chiaramente che sono di sesso maschile. Eh, la diagnosi per natale, lo abbiamo già detto, è un'eventualità rara. In verità quello che si visualizza meglio prima della nascita è il pene piccolo e curvo, non tanto la posizione del meato. Quindi i casi in cui è possibile una diagnosi prenatale sono solitamente le forme gravi di ipospadia, in cui addirittura come dicevamo ci può essere un problema di assegnazione del sesso dopo la nascita. E questo è estremamente importante perché non tanto dal punto di vista diagnostico, perché la legge italiana prevede che se c'è un problema nell'assegnazione del sesso sotto prescrizione del medico si possa attendere più delle classiche 24 ore, 48 ore per dichiarare eh, il, ehm, anche il sesso del nascituro. Ma più che altro perché chiaramente questo è un problema molto pesante per la famiglia che richiede una valutazione estremamente complessa e multidisciplinare, quindi poterla già preparare prima della nascita e poter preparare la famiglia a questo percorso è sicuramente una cosa che aiuta moltissimo. Dal punto di vista della gestione complessiva, professore, sarebbe a questo punto interessante capire che cosa prevede una visita alla quale viene eh, sottoposto il piccolo, una visita ovviamente da lei effettuata per, per verificare l'eventuale presenza di ipospadi. Quindi potrebbe dirci come in questi casi eh, imposta generalmente il lavoro? Allora, solitamente questi pazienti vengono visti per la prima volta fra i tre e i sei mesi di vita nel senso che appunto alla nascita oramai eh, c'è abbastanza consapevolezza nei centri nascita, che è una cosa che non richieda eh, un intervento eh, estremamente urgente, eh, posto che appunto non vi siano difficoltà a fare pipì, quindi che il getto sia valido, cosa che normalmente si riesce a verificare in modo abbastanza agevole, e che il quadro non sia così impegnativo da addirittura porre un problema sull'assegnazione del sesso. Quindi nella stragrande maggioranza dei casi che abbiamo detto essere l'80 o 90% dei casi diciamo che il paziente, la famiglia viene rassicurata alla nascita e poi viene indirizzata dallo specialista chirurgo che in questo caso è un chirurgo urologo e pediatra. E quindi solitamente nella stragrande maggioranza dei casi questi pazienti io li vedo fra i 3 e i 6 mesi di vita. E quello che... Occorre valutare durante l'esame valuta, eh, è la presenza di entrambi i testicoli, possibilmente nella sede giusta, cioè all'interno dello scroto, perché si può associare anche a una ritenzione testicolare, cioè una mancata discesa dei testicoli nello scroto. Chiaramente la posizione del meato. Si cerca di stimare approssimativamente la presenza di un'incurvatura e questo si stima ed è approssimativo perché per farlo in modo accurato bisognerebbe farlo durante un'erezione che chiaramente non può essere eh, prodotta e può anche non essere visibile al momento del, della visita. E, e poi si valutano le dimensioni e del pene e del glande perché molto spesso il glande è piccolino, quindi tutte le caratteristiche del, dei genitali. Oltre a questo, ovviamente, eh, bisogna fare una valutazione complessiva del paziente, perché è anche possibile che questi pazienti, soprattutto nelle forme gravi, abbiano altri tipi di patologie che possono essere sicuramente prioritari dal punto di vista del trattamento medico rispetto alla correzione dell'ipospadia. Quindi se c'è un problema cardiaco o un problema di altro genere, diciamo che il problema dell'ipospadia può sicuramente attendere così come bisogna attentamente valutare se valga la pena correggerlo quando c'è per esempio una cromosomopatia o dei quadri estremamente gravi. Però direi che questo rientra in un gruppo abbastanza limitato. Quindi a questo punto, secondo me, la cosa importante è informare il, il, la famiglia relativamente al timing dell'intervento, che quindi vi dicevo intorno al, all'anno di vita, alla necessità di lasciare un catetere dopo l'intervento che è una cosa che sempre crea qualche ansia e qualche apprensione, perché dover lasciare un tubo dentro il pene per drenare l'urina per 7-14 giorni è comunque una cosa che lascia un po' spaesati e il rischio di complicanze infine che non è basso. Nel senso che questa è una chirurgia abbastanza complessa che si avvale di lembi e di eh, procedure anche di chirurgia plastica. Tale per cui il rischio di complicanze, di cui la principale è la formazione di fistole uretrocutanee, è abbastanza, cioè di buchini lungo il decorso dell'uretra, è abbastanza frequente, va tra il 10% e il 30-40% in ragione del, eh, del tipo di, di ricostruzione. Non solo, ma proprio per quello che dicevamo prima, nei pazienti con grave curvatura, Bisogna preparare i genitori anche al fatto che potrebbe essere necessario dividere l'intervento in due, quindi fare due interventi, e questa è sempre una scelta intraoperatoria in base alle manovre necessarie per correggere la curvatura. Sempre a proposito dell'ipospadia, alcuni esperti sostengono come eh, possa esistere anche una familiarità, ci sarebbe infatti un 20% di possibilità di ritrovare. La stessa patologia in un altro membro della famiglia. Quindi le chiedo professore a questo punto se esistano o no dei soggetti a rischio per quanto riguarda il problema che stiamo affrontando quest'oggi. Allora, vi è sicuramente una familiarità, non vi è una genetica dell'ipospadia, cioè un gene singolo che un genitore trasmetta al figlio, tale per cui, appunto, in modo che si definisce mendeliano, noi possiamo definire l'entità del rischio che il figlio abbia la stessa malformazione. Eh, come già le ho detto c'è anche una, eh, diciamo una distribuzione geografica della, della malformazione legata appunto alla presenza nell'ambiente, in specifici ambienti di alcune sostanze che possono favorire la malformazione per cui eh, diciamo che tutto questo può far sì che nella stessa famiglia ci siano più casi però i genitori vanno informati che il rischio che l'altro figlio abbia un'eventuale ulteriore gravidanza porti a un, a un nuovo caso di pospadia è comunque basso eh, che non c'è modo di prevenirlo, nel senso di fare una diagnosi genetica mh, precoce per, eh, per poterlo visualizzare eh, e che quindi non, non deve essere una motivazione, diciamo, o non può essere una motivazione eh, per una scelta relativa alla gravidanza in linea di massima. Molto chiaro, allora professore siamo arrivati alla sesta domanda di, di questa puntata, una domanda che per via di quella che è l'impostazione del, del nostro programma, che lo ricordiamo anche ai nostri telespettatori, è basato su un totale di, di 10 quesiti che sono legati ad altrettanti macrotemi, sesta domanda che corrisponde ai farmaci, ecco, eh, che cosa dire allora, a proposito dei medicinali, le chiedo insomma, se ne è prevista la somministrazione? Nel momento pre o successivo al, all'intervento all, all chirurgico che viene fatto eh, per, per curare un caso di ipospadia? Ma diciamo che eh, questo abbiamo già accennato prima: nel senso che gli unici farmaci che potrebbero essere utilizzati eh, sono appunto gli ormoni maschili, il testosterone. Esistono e sono state tentate varie forme di, di somministrazione, sia per via eh, intramuscolare che per via topica, cioè applicando delle pomate direttamente sul pene. In questo caso la raccomandazione è che se lo fa la mamma, adotti dei guanti, usi dei guanti, indossi dei guanti, perché eh, chiaramente la mamma non deve essere esposta invece a degli ormoni maschili. Eh, e possono essere somministrati in modo più o meno intenso, nel senso per, pro, per trattamenti più o meno prolungati o somministrazioni singole o multiple. Eh, la cosa importante è che vengano somministrati lontano dall'intervento, perché dato che questi farmaci aumentano la vascularizzazione del pene, aumentano anche il rischio di sanguinamento. Questa storia è ancora controversa, quindi non c'è alcuna evidenza scientifica definitiva che eh, questi ormoni aiutino. In molti casi consentono una crescita delle dimensioni peniene, il che è comunque un vantaggio eh, per tutto quello che abbiamo detto, ma eh, questo è un aspetto simpatico perché riguarda l'evidence-based medicine, nel senso che noi dobbiamo passare da quello che ci sembra logico a quello in cui la scienza dimostra una vera utilità. E dal punto di vista così eh, intuitivo, aumentare le dimensioni del pene avere più tessuto per poter fare una ricostruzione sembrerebbe una cosa legittima e una cosa in particolare che è stata presa in considerazione è la dimensione del glande perché il glande dovrebbe essere cioè la punta del pene dovrebbe essere chiusa per avere una conformazione ideale e quindi dato che molti di questi pazienti hanno un glande piccolo si è pensato che dare degli ormoni per aumentare le dimensioni del glande potesse migliorare questa parte dell'intervento che si chiama glanduloplastica e quindi l'aspetto definitivo del pene. In verità l'evidence-based medicine, cioè aver fatto questa cosa in un certo numero di pazienti, ha dimostrato che non cambia assolutamente né il tasso di complicanze né il tasso specifico di descienze del glande, cioè la riapertura del glande. Quindi diciamo che potenzialmente avrebbe un effetto, di fatto non è stato dimostrato e quindi al momento... L'uso sistematico non è raccomandato, solo in pazienti particolari come, per esempio, quelli con forme gravi e un pene piccolo. Chiarissimo. Allora, siamo adesso alla settima domanda, che è quella sulla chirurgia. Di chirurgia ne abbiamo già parlato, ne ha già parlato abbondantemente in precedenza. Ecco, eh, ora che ci ritorniamo, professore, si sente di aggiungere qualcosa in più, qualcosa, qualche dettaglio, qualche particolare che magari in precedenza non ha avuto modo eh, di insomma, chiarire. In verità sulla, sul trattamento chirurgico ci sarebbe moltissimo da dire, eh, nella misura in cui per l'ipospadia sono stati descritti più di 300 interventi chirurgici per la correzione. E eh, in, in chirurgia in generale, eh, quando esistono tantissime tecniche alternative, vuol dire che nessuna è pienamente soddisfacente. Per esempio nel trattamento di altre eh, patologie. Molto comuni come la stenosi di aggiunto pioreterale, in tutto il mondo viene fatto un solo intervento. Poi può essere fatto per via open, cioè con la chirurgia tradizionale, può essere fatto con chirurgia laparoscopica o con chirurgia robot, robot assistita. Ma l'intervento è sempre lo stesso. Quando ci si trova davanti a questa situazione, si può essere sicuri che l'intervento sia efficace, perché in tutto il mondo viene usato lo stesso. Infatti, quell'intervento a cui facevo riferimento ha un tasso di successo superiore al 95%. Nell'ipospadia invece questo non succede e non succede per due motivi che abbiamo già accennato. Uno è appunto che il tasso di complicanze è comunque alto e, e quindi eh, diciamo mh, si cerca sempre qualcosa che consenta di avere risultati migliori. Il secondo problema è che l'ipospadia non è una sola forma, una sola variante, come abbiamo già accennato può variare in rapporto alla posizione del meato, può variare in rapporto alla presenza di una curvatura associata, può variare in rapporto alle dimensioni del pene. E quindi non basta una tecnica per eh, trattare tutte. E, e, e alcuni casi, quelli più gravi, addirittura vanno affrontati in due interventi. Nel primo si radrizza il pene e nel secondo si ricostruisce l'uretra. Per quanto riguarda invece le forme distali, oggi si è arrivato, cioè quelle più leggere, più lievi. Eh, quindi glandulari, coronali o medio-pegnene si è arrivato a una sorta di eh, direi agreement, di, di, di accordo che è quello di usare una eh, cosiddetta tecnica TIP che vuol dire tubularizzazione della doccia uretrale dopo incisione la doccia uretrale sarebbe quella striscetta di tessuto che unisce il meato ipospatico con la punta del pene questa viene incisa al centro per allargarla e poi viene tubularizzata. In questo modo l'uretra, la neouretra, è ricostruita tutta con i tessuti che l'avrebbero dovuta eh, generare durante la vita prenatale. Professore, adesso una domanda invece legata agli studi, studi eh, incentrati ovviamente sull'ipospadia di cui stiamo parlando quest'oggi, all'agenda della salute. Ecco, ci sono dei risultati ottenuti magari di recente particolarmente interessanti e su cui vale la pena ragionare e riflettere. Cosa può dirci a tal proposito? Beh, gli studi più recenti si stanno focalizzando su un aspetto importante che sono i cosiddetti PRO questionnaire. Vuol dire questionari non basati sulle complicanze chirurgiche, ma sul patient reported outcome, vuol dire quello che il paziente percepisce. Perché in fondo è la cosa più importante. Cioè il pene, eh, soprattutto nelle forme distali, funziona bene, non c'è una motivazione funzionale per fare l'intervento. La motivazione per cui si fa una chirurgia, e spesso la si fa molto precocemente, è che noi siamo preoccupati delle possibili conseguenze psicologiche di crescere con una malformazione dei genitali e vogliamo dare al paziente la maggiore normalità possibile da questo punto di vista. Però non sappiamo se effettivamente questo sia importante dal paziente, per il paziente nello sviluppo della crescita e quindi adesso ci si sta orientando proprio su questo. Quindi questi patient reported outcome mirano, piuttosto che a stabilire le complicanze, a vedere quanto il paziente è soddisfatto relativamente all'aspetto e alla funzione del, dell'organo, eh, anche nel lungo termine. Un problema con questo tipo di approccio è che, come le ho detto, ci sono più di 300 tecniche e molto spesso sono evolute prima, eh, cioè sono state cambiate prima che si acquisissero dei dati utili su questo tipo di, di, di tecniche chirurgiche. Quindi dato che bisogna valutare chiaramente gli adulti, quelli postpuberi o già adulti per capire com'è la loro percezione dei genitali, noi adesso abbiamo popolazioni di pazienti trattate con tecniche chirurgiche che abbiamo già abbandonato e di conseguenza bisognerà aspettare degli anni prima che ci siano degli adulti trattati con le tecniche attualmente in, in uso. Molto bene, allora siamo in chiusura. Professore, due domande prima di, di, di salutarci. Allora, intanto, eh, che consigli si sente dare ai nostri telespettatori? Eh, che cosa possiamo dire, soprattutto alle famiglie, quindi ai genitori eh, di bambini a cui viene, nei quali si riscontra un caso di ipospadia? Di eh, ci dica un po'. Allora, il consiglio fondamentale è. Eh, che il, nelle forme distali quindi quelle più lievi non c'è alcuna ragione di eh, precipitarsi a fare della chirurgia quindi posto che il bambino urini bene quindi che abbia un getto valido che poi può essere anche un poco verso il basso ma questo non ha conseguenze funzionali si può sicuramente aspettare quindi eh, aspettare quanto si può aspettare fino all'anno di vita, se si vuole aspettare è meglio poi attendere fino a, intorno ai 5 anni, perché fra i 2 anni e i 5 anni il bambino è molto eh, difficile da gestire e vive molto male l'esperienza dell'ospedalizzazione, quindi questo è un periodo da proscrivere per eventuali interventi chirurgici, o si può decidere anche di attendere a un'età in cui sarà il paziente stesso a dire se vuole eh, effettivamente correggere l'aspetto dei genitali oppure no. Nelle forme prossimali, invece, è essenziale rivolgersi a specialisti con esperienza nel campo. Questo perché iniziare male vuol dire poi avere dei disastri, perché ogni volta che si torna su dei tessuti che sono già stati operati, ovviamente la qualità dei tessuti stessi è sempre peggiore e quindi non si riescono mai a ottenere risultati così buoni nei reinterventi come quelli che si sarebbero potuti ottenere negli interventi primari. Perché chiaramente anche i tessuti locali, cioè la pelle a disposizione, viene man mano consumata, e quindi poi bisogna utilizzare della pelle proveniente da altri tessuti come quella dalla bocca per riuscire a fare questi interventi. Quindi non precipitarsi nella chirurgia nelle forme distali, si può anche aspettare, non ci sono conseguenze funzionali. Incominciare con molta cura nelle forme prossimali, perché altrimenti la via è molto ripida e in salita. Perfetto, molto chiaro. Professore, eh, concludiamo allora questo nostro collegamento con una domanda legata invece al futuro. Eh, terminano così tutte le puntate dell'Agenda eh, dell eh, della Salute. Ecco, a proposito dell'ipospadiale, che cosa eh, prevede nei prossimi anni? Potremmo assistere ad un aumento di casi oppure eh, potrebbe esserci la possibilità magari di, proprio di, di riscontrare come si diceva all'inizio della puntata. Eh, Questa anomalia in uno stadio magari anche iniziale della, della gravidanza. Eh, la patologia effettivamente è in aumento. Eh, quindi, la frequenza di queste patologie, come tutte le anomalie dei genitali esterni del maschio, sono in aumento. E verissimilmente, ancora una volta, questo è da legare all'inquinamento ambientale, che è anche esso in aumento. Eh, per quanto riguarda il futuro, la grande speranza viene dalla ingegneria tessutale, perché ad, al momento attuale eh, tutte le tecniche per la ricostruzione dell'uretra prevedono l'utilizzo di pelle e la pelle non è la stessa cosa dell'uretra. L'uretra è un organo, è un organo come il cuore, è fatto da vari strati, ha uno strato interno che è l'urotelio, ma ha uno strato attorno che è molto importante che si chiama spongiosa. E questa spongiosa è un tessuto elastico che quando l'urina passa o quando il liquido seminale passa, si distende e poi alla fine si contrae, facendo sì che dentro l'uretra non rimanga nulla. Questo è quello che previene le perdite urinarie post-minzionali che molti di questi pazienti invece, che hanno fatto le uretroplastiche, hanno perché un po' di urina rimane comunque all'interno dell'uretra e devono imparare a spremere l'uretra dalla base verso la punta. Oppure il fatto che non abbiano una eiaculazione proiettile, quindi eh, come avviene normalmente, proprio perché mancano questi strati. E quello che noi possiamo fare è solo costruire un tubo di pelle. Quindi, la grande speranza per il futuro è avere a disposizione un'ingegneria tissutale che ci consenta di ricostruire un uretra con le stesse caratteristiche eurodinamiche dell'uretra nativa. Purtroppo per quanto riguarda invece la diagnostica prenatale, ma soprattutto la possibilità di una correzione prenatale, le prospettive sembrano piuttosto limitate. Perfetto, professore, purtroppo dobbiamo salutarci, è terminato infatti il tempo a nostra disposizione, grazie davvero per la sua disponibilità, per questa intervista, non posso che augurarle a questo punto buon lavoro. È stato un piacere, grazie a voi e una buona serata a tutti i telespettatori. Grazie, ringraziamo nuovamente il professor Marco Castagnetti, ospite di questa nuova puntata dell'Agenda della Salute. Ricordiamo che il professor Marco Castagnetti è il responsabile dell'UOC di urologia pediatrica presso il bambino Gesù di Roma, nonché professore associato sempre di urologia presso l'Università degli Studi di Padova. Ringraziamo anche tutti voi per la vostra attenzione e nel salutarvi vi ricordiamo i contatti principali di Rete Sole, partiamo come sempre dalla mail tgchiocciola potete scriverci lì per qualsiasi tipo di segnalazione o anche di richiesta e vi ricordiamo anche la presenza eh, della nostra emittente sui social Facebook, Twitter ed Instagram, l'invito è quello di seguirci sempre lì per essere sempre aggiornati eh, su quelle che sono le attività principali della nostra eh, tv. Ovviamente sfruttiamo i social anche per ricondividere e rilanciare i contributi eh, che vengono inizialmente eh, mandati in onda eh, sui nostri canali. È davvero tutto, dobbiamo chiudere, grazie ancora per la vostra attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.